Buongiorno a tutti. È iniziata l'estate e il museo vi dedica un radiodramma a puntate. Abbiamo scelto un romanzo popolare di Carolina Invernizio. Perché? Prima di tutto perché Carolina è una scrittrice che ha avuto molto successo alla sua epoca, ma che poi è stata dimenticata. In secondo luogo perché è una donna e per prima ha quasi inventato nella scrittura di oltre 120 romanzi popolari, adatti insomma a tutti, ha quasi inventato il romanzo giallo. Il suo più famoso romanzo è La sepolta viva. Qui vi leggeremo Il bacio d'una morta, un altro suo famoso romanzo. Ma occorre dare qualche notizia biografica. Carolina Maria Margherita Invernizio nasce il 28 marzo a Voghera, la data di nascita che lei dichiara il 58, ma in realtà lei nasce nel 51. La famiglia si trasferisce a Firenze nel 1865, quando Firenze diventa la nuova capitale d'Italia. Carolina ha tre sorelle e tutte frequentano la scuola normale, ma lei rischia l'espulsione per aver pubblicato 15 anni un racconto dal titolo Amore e morte. La sua vocazione alla narrazione è fortissima. Nei suoi testi imperano sempre vicende tragiche e sentimentalismi. Pubblica presso l'editore Salani di Firenze il suo primo romanzo, Rina o l'angelo delle Alpi, nel 1877, e a questo seguiranno almeno altri 120 romanzi, tutti incentrati sui temi della perdizione e del castigo, a volte apparsi, come nella tradizione del feuilleton, in appendice ai giornali quotidiani. Nel 1907 Carolina si lega in esclusiva alla casa editrice Salani, che aveva già pubblicato parecchi suoi libri e che pubblicherà in totale ben 123 libri, creando per lei una collana specifica, i romanzi di Carolina Invernizio. Carolina è sposata con un tenente dei bersaglieri, Marcello Quinterno, che viene inviato alla guerra d'Africa. Nel 1896, dopo il ritorno del marito, la famiglia si trasferisce a Torino. Lei è una signora per bene, è madre di una figlia, Marcella, che nasce nell'86, è una moglie esemplare, si concede come svago solo un poco di mondanità, conversazioni eleganti, il teatro e naturalmente veste alla moda del tempo. È molto nota, nel 1911 è invitata all'esposizione di Torino dal Comitato della Stampa. Nel 14 infine la famiglia si trasferisce a Cuneo, ma lei due anni più tardi in questo luogo muore di polmonite il 27 novembre del 1916. Il suo è il romanzo popolare. I suoi temi trattati non sono di largo respiro, bensì ridotti alla mera lotta incessante tra bene e male, in un alternarsi di storie dove i protagonisti vivono delitti, tradimenti, vendette, ritorsioni, amore folli, folli passioni. Carolina scrive una prosa di facile lettura, accessibile a tutti, anche al piccolo pubblico. Figlia del suo tempo e della sua classe, è un'abile e ammirevole scrittrice che ai giorni nostri sarebbe molto nota come sceneggiatrice di telenovelas. La critica non è mai stata tenera con Carolina Invernizio. Sono vari gli epiteti con cui venne volta a volta chiamata, da l'onesta gallina della letteratura popolare a Carolina di servizio, per la sua popolarità fra le domestiche. Si ricorda intanto l'epiteto della casalinga di Voghera. Buon ascolto. Il bacio d'una morta di Carolina Invernizio. Dal treno che arriva alle 12 da Livorno erano scesi alla stazione centrale di Firenze due giovani sposi
che attiravano grandemente l'altrui attenzione. L'uomo poteva avere 22 anni o poco più ed era di una bellezza delicata, quasi femminea. Dal suo piccolo e stretto berretto da viaggio sfuggivano delle ciocche ricciolute di capelli dorati. Gli occhi aveva nerissimi e pieni di dolcezza, la carnagione leggermente rosea, il naso affilato, la bocca gentile, aristocratica, con due piccoli baffi. Il personale snello, vestiva in modo elegantissimo. La sua compagna era piuttosto piccola di statura ed aveva il tipo bruno e procace delle andaluse. Capelli nerissimi, un poco ondati sulla fronte e che le cadevano sulle spalle in grosse trecce ripiegate. Il volto di un pallore caldo, orientale, che faceva spiccare vie più i suoi occhi di un celeste cupo. Un paio d'occhi brillanti, voluttuosi, pieni di un fascino singolare e le labbra tumide, rosse, come un fiore di melagrano. L'abito da viaggio, attillato, mostrava delle forme stupende che avrebbero fatto andare in estasi un pittore. Poteva avere 16 anni, poteva averne 20. Il sorriso era di una bambina, lo sguardo mostrava la donna. L'uomo portava una borsa a tracolla, la giovine teneva in mano una piccola ed elegante valigia. Essi parevano preoccuparsi poco degli sguardi d'ammirazione che loro rivolgevano i viaggiatori e i passeggeri che si urtavano loro dappresso. Consegnati i biglietti, uscirono con gli altri, ma quando furono sotto la tettoia, la giovine si volse vivamente al compagno e con una voce freschissima e melodiosa: «Dimentichi i nostri bagagli, Alfonso!» «Li manderemo a ritirare, cara Ines, ora non ho tempo da perdere. Sai che oggi stesso vorrei abbracciare mia sorella.» «Ah sì, tua sorella. Sono gelosa di lei, perché per lei dimentichi persino che la tua Ines ti è vicina.» Il giovane avrebbe voluto chiudere quelle labbra con un bacio, ma si contentò di stringere il braccio della sua compagna e la trasse verso un fiacchiere chiuso, vicino al quale stava un uomo sciancato, in manica di camicia, che si affrettò ad aprire lo sportello. La deliziosa bruna era già seduta sui guanciali della carrozza che il giovane parlava ancora col fiacchieraio. «Devi condurmi molto lontano. Voglio andare alla villa delle Torricelle, 3 chilometri fuori di Porta Romana. Ti darò quanto vorrai, a patto che tu faccia correre più che sia possibile il cavallo.» «Salga pure, signore! La servirò a dovere!» Il giovane prese posto accanto alla sua compagna dopo aver gettato dei soldi all'uomo in maniche di camicia che si affrettò a richiudere lo sportello. La vettura si mise in moto, ma lentamente, non potendo oltrepassare le altre che aveva innanzi. Il giovane pareva che fosse sulle spine fino a che il fiacchiere non ebbe oltrepassato i cancelli della stazione e non poté prendere la corsa. Allora il viso di Alfonso si rasserenò alquanto, pure di quando in quando cacciava la testa fuori dal finestrino, divorando le strade con gli sguardi. «Non ti pare che il cavallo vada troppo piano?» «Ma no, amico mio, tu non sei ragionevole. A me sembra invece che corra abbastanza e devi pensare che ha molta strada da fare.» «Hai ragione, ma se tu sapessi in quale stato d'animo mi trovo. Dopo la sua ultima lettera, io vivo in continua ansietà. Clara correva un grande pericolo ed invocava il mio soccorso. Ora è trascorso un mese, capisci? Un mese dalla data di quella lettera. E non è colpa mia se non sono venuto prima. Tutto pareva congiurare contro di me. La malattia di tuo padre, il viaggio lungo, pericoloso. Che sarà avvenuto in questo frattempo di mia sorella? Sai che ho scritto, ho telegrafato e non ho avuto nessuna risposta. Ora tu comprendi la mia smania, la mia impazienza. Sento qualche cosa dentro il cuore di peso, di triste, come se mi sovrastasse una sventura.» «Calmati, amore mio, calmati. Vedrai che il cielo avrà esaudite le nostre preghiere. Clara starà meglio di noi. Io pure, sai, desidero di conoscere, di abbracciare questa sorella che occupa continuamente i tuoi pensieri e che mi ruba una parte del tuo amore perché tu l'ami tanto.» «Sì, sì, l'amo, l'amo, ma non debbo io tutto a lei? Tu conosci bene la mia triste storia. Io sono figlio della colpa.
Mia madre, dimenticando i suoi doveri, si dette in braccio ad un uomo che in una mattina fu trovato nel fondo di un canale con un laccio al collo ed una ferita nel petto. Mia madre morì di crepacuore. Io fui scacciato dalla casa paterna e condannato inesorabilmente a vivere ignorante, abbruttito, lontano dalla società. Il marito di mia madre non mi volle riconoscere per suo. Io ho vissuto fino a 10 anni con un caprario, un essere deforme, selvaggio, brutale, che mi dava più busse che pane, credendo così di soddisfare il desiderio dell'uomo che mi aveva consegnato a lui. Ines conosceva già questi particolari della vita di Alfonso, pure pareva ascoltarli con molto interessamento. Ella aveva appoggiato la testa sulla spalla di lui e lo fissava intensamente coi suoi grand'occhi di zaffiro, divenuti pensosi. La carrozza correva ancora ed aveva già alquanto oltrepassata la porta romana. Era presso le due strade. Mia sorella, che aveva 8 anni più di me, veniva allevata da mio padre, come una gran signora. Io non la conoscevo, non l'avevo veduta mai. Un giorno stavo pensieroso sulla porta della capanna del caprario, quando mi vidi comparir dinanzi una figura pallida, bionda, con due occhi che parevano due stelle, un divino sorriso sulla bocca. Nella mia ignoranza credetti a un'apparizione della Madonna. Stavo per inginocchiarmi dinanzi a lei, quando ella mi prese fra le braccia e mi baciò piangendo, chiamandomi fratello. Da una lettera scritta da mia madre prima di morire e confidata ad un vecchio servo perché fosse consegnata a Clara quando ella avesse compiti i 18 anni, mia sorella conobbe il segreto della mia nascita, la mia triste esistenza. Mia madre mi raccomandava a lei: «Per l'amore che io ti ho portato, va!» diceva, ricerca tuo fratello e proteggilo contro le servizie di tuo padre. Clara, sotto un'apparenza delicata, nutriva un animo forte e coraggioso. Dal giorno che ella venne a me, la mia vita cambiò affatto. Clara comprò con l'oro il silenzio del caprario. Cominciò lei stessa la mia educazione. Mi venne a trovare ogni giorno di nascosto e sotto vari travestimenti, per sfuggire alla sorveglianza di mio padre. Alfonso interruppe la storia perché il fiacchiere si era fermato. Il giovane sporse la testa dal finestrino e si accorse che erano in aperta campagna, ma la strada che percorrevano era piuttosto stretta, ripida, piena di carri che impedivano il passo. Ci vollero alcuni minuti prima che la carrozza potesse farsi largo. L'agitazione di Alfonso era estrema. Egli consultò l'orologio 3 o 4 volte. Il tempo passa. Mio Dio, quando arriveremo? Ines tentava invano coi suoi sguardi, con le sue carezze, di calmarlo. Ella attirò le mani del giovane sopra il suo cuore. Senti come batte. Non sono meno inquieta di te. Eppure bisogna aver pazienza. Parla, parla, amor mio. Tu sai quanto ascolto volentieri la tua storia. Il fiacchiere aveva ripresa la corsa. Allora il giovane quasi trovasse uno sfogo, un sollievo nel ricordare le vicende passate, riprese. Quando mia sorella si accorse che ero divenuto meno rozzo, meno selvatico, che cominciavo a comprendere ed apprezzare la vita, combinò un piano di fuga per me, onde potessi recarmi in città a compiere la mia educazione. Il vecchio servitore della mia povera madre doveva accompagnarmi. Pagammo la complicità del caprario con altro oro. A mio padre fu dato da intendere che io ero caduto in un burrone, che ero morto, ed egli non si curò di fare ricerca del mio cadavere, né versò neanche una lacrima per me. Intanto io studiavo indifessamente ed avevo una passione particolare per il commercio e per i viaggi. Mia sorella mi raccomandò ad un ricco negoziante che viaggiava spesso per affari e mi conduceva talora con sé, perché vedessi nuove città e acquistassi maggiori cognizioni. Io e Clara ci scrivevamo tutte le settimane. Un giorno la sua lettera mi annunzia il matrimonio di mia sorella con un signore fiorentino. «L'amo e sono amata», mi diceva Clara nella sua lettera. «Mi sento tanto felice, ma non per questo mi dimenticherò di te». Difatti continuò a scrivermi, a mandarmi denari, a proteggermi da lontano. Ma dopo alcuni mesi le sue lettere, da prima piene di belle speranze,
divennero tristi e sconfortanti. Ah, io temo purtroppo di essermi ingannata sull'uomo che ho sposato, mi scriveva. Ho scoperto in lui dei difetti che mi fanno paura. È debole, menzognero, caparbio. Sono stato 6 mesi senza mai ricevere nuove di Clara. Poi una lettera, listata di nero, mi annunziò la morte di mio padre, che aveva lasciato a mia sorella erede di tutto il suo ingente patrimonio. Ma noi lo divideremo, diceva Clara nella sua lettera. Io parto per un lungo viaggio con mio marito. Quando ritornerò, spero di vederti al mio fianco. Passarono 2 anni, senza che io avessi nuove di lei. Il mio vecchio servitore era morto, e fu allora che io venni in Spagna, dove ti conobbi, Innes mia. Ti amai, e l'amor tuo, mio angelo, fu un vero balsamo per il mio povero cuore. Zitto, non parliamo di me, ma di lei, così il tempo scorrerà più presto. Ben poco mi resta a dire. Mia sorella mi scrisse che era tornata a Firenze e mi annunziava che era madre di una gentil bambina alla quale aveva messo il mio nome. Voglio il cielo che ella ti assomigli, concludeva la sua lettera. Io non vivo più che per mia figlia, per te, ma le mie idee sono più abbastanza lucide nella mia testa. Soffro troppo. Questa lettera, se ti ricordi, mi spaventò, mi fece nascere 1000 sospetti e presi la risoluzione di partire subito. Non fu l'ultima. No, l'ultima fu quella che chiedeva il mio soccorso ed io che ero lontano. Arrivò dopo 1 mese. Ella mi diceva che era andata in campagna, mi dava il suo indirizzo. La troverò? Suo marito sarà con lei? A quell'uomo, quel mostro che si è impossessato di una vita così nobile, così angelica, di un'anima così soave, così pura, per straziarla e per torturarla. Io lo ucciderò se occorre, per togliere quella povera e santa vittima dalle di lui mani. All'accento con cui furono pronunziate queste parole, Ines trasalì. Si fece pallida e si sentì presa da un terrore involontario. Si strinse presso all'uomo che adorava, guardandolo intensamente coi suoi occhioni divenuti umidi. Alfonso, non parlare così. Mi fai paura. In quel momento il fiacchiere aveva rallentato la corsa. Alfonso si affacciò allo sportello e vide da lontano una villetta, sul cui tetto si ergevano 4 piccole torricelle. Credo che siamo arrivati. Prendi la strada a destra e vai verso quel muro di cinta. La vettura entrò in un sentiero praticato in mezzo alla campagna e si fermò dinanzi a un immenso portone, da un lato del quale, incassata nel muro, era una lastra di marmo su cui era scritto Villa delle Torricelle. Sì, sì, è proprio questa. Non so, tremo, si direbbe quasi che ho paura. Ragazzo, se fai così ora, come potrai contenerti dinanzi a Clara? Hai ragione, non è questo il momento di perdere il sangue freddo. E tirò con forza la corda del campanello. Sebbene il portone fosse lontano quasi un tiro di fucile dalla casa, nonostante, si sentì suonare. Trascorsero 5 minuti buoni senza che comparisse alcuno. Che mia sorella non sia più in villa? Ma pure qualcheduno ci dovrebbe essere. È strano questo silenzio. Può darsi che non abbiano sentito suonare. Il giovine suonò un'altra volta. Dopo poco, un passo ineguale e pesante si udì al di là del portone. Alfonso sentì tutto il sangue affluirgli al cuore. Finalmente sapremo qualche cosa. Ma invece del portone si aperse uno sportello ed apparve la testa di un contadino. Chi suona a questo modo? Ma visto il giovine che era fermo dinanzi al portone e la vettura che aspettava, si tolse il cappello che aveva in capo ed in tono umile. Chi cerca il signore? Non è questa la villa del conte Rambaldi? Sì, signore, ma il signor conte è partito fino da ieri sera, dopo i funerali. Alfonso fu preso da un forte terrore e si sentì come un cupo ronzio nelle orecchie. I funerali? Dunque è morto qualcuno nella villa? Sì, signore, è morta la signora contessa. Alfonso mandò un grido terribile. Ines balzò dal legno per correre a lui.
Non lo credere, Alfonso. È falso. È falso. No, signore, non è falso. La signora contessa è morta l'altra notte. E ieri ci furono i funerali. Alfonso mandò un sospiro accompagnato da un altro grido di disperazione e cadde a terra. Ines si gettò sul giovane piangendo e chiamandolo coi più dolci nomi. Alfonso rimaneva immobile, ghiacciato. Bisognerebbe portarlo in casa, signora. Intanto il contadino aveva spalancato il portone a due battenti e si era avanzato al di fuori. Dietro a lui venivano alcune donne che guardavano commosse la pietosa scena. Ma chi è quel signore? Quello è mio marito, fratello della contessa Rambaldi. Presto, datemi dell'acqua, dell'aceto, qualche cosa che possa farlo rinvenire. Prima sarà meglio portarlo in casa. Anche gli altri furono dello stesso parere e con molta premura aiutarono a sollevare quel povero corpo che non dava più segno di vita. Indi presero in silenzio la strada della villa, seguiti da Ines, che singhiozzava come una bambina.